La politica deve tornare ad essere credibile e autorevole, dopodiché rendiamo la regione non più un problema ma una risorsa, l'ente regione, motivando anche il personale dipendente, e cominciamo a guardare in faccia i problemi. Questa terra ha tutto quello che serve per diventare una regione importante, dipende soltanto da noi, dalla consapevolezza e dalla capacità di far vincere la speranza sulla disperazione. Non appena il centrodestra si è ricomposto, noi siamo balzati avanti nei sondaggi. I sondaggi non devono illuderci, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno, pancia in giù, perché se vincono i grillini vince la disperazione. Bravo! 5 anni di disastro, veniamo fuori da 5 anni di governo, dove il governo si fa per dire Crocetta. Non si è mosso nulla, né un cantiere, né una grande opera pubblica, né uno dei tanti problemi sono stati seriamente affrontati. Ecco perché io dico, abbiamo già le macerie per strada di questo governo inutile e dannoso, e dobbiamo affrontare un calvario di altri 5 anni di paralisi per far scappare le imprese che sono rimaste, per far andare via ancora i nostri ragazzi, per immobilizzare la pubblica amministrazione. Ma Cancellieri lo vuole capire che deve fare un poco di noviziato, un poco di esperienza. Lo vuole capire Cancellieri che non ha mai governato un condominio a 2 appartamenti e vuole fare un presidente della regione, soltanto perché si serve della disperazione della gente. Ma lo vuole capire che con la disperazione della gente non se ne fanno carriere politiche. Io ho governato una grande provincia, la 3ª provincia del Mezzogiorno d'Italia, dopo Napoli e Palermo, e l'ho governata facendola diventare la prima per indice di gradimento, per opere pubbliche, per iniziative culturali, la prima nelle graduatorie pubblicate dal Sole 24 Ore, la prima in Italia. Dopo c'era Lecce, Bologna, non mi ricordo bene. Io ho governato gestendo centinaia di miliardi con queste mani, come San Benetone e come San Vito. Ancora oggi io non so cosa sia un avviso di garanzia, ancora oggi io non so cosa sia la Procura della Repubblica. Allora non è vero che non esiste la buona politica, esiste, esiste la buona politica. E quindi è vero che dove c'è la buona politica non ci sono i grillini, è vero. Ma loro hanno bisogno della mala politica per vivere, perché è la loro fonte di vita in tutti i sensi, anche da un punto di vista familiare, perché come sapete Cancellieri ha fatto sua sorella deputato dopo 2 mesi, l'ha fatta diventare deputato nazionale. Poco fa leggevo su un'agenzia di stampa che il sindaco Grillino di Livorno è stato indagato per un reato che non è un reato di opinione, per turbativa d'asta. Questa è l'onestà dei grillini. In Sicilia non hanno governato finora e hanno già 5 deputati inviati a giudizio. 5! E vengono a fare i moralizzatori. Stiano buoni. La Sicilia vuole il partito del buon governo. La Sicilia vuole un governatore affidabile, rassicurante, competente e onesto, che ha già dimostrato di essere capace e di essere onesto. Ecco perché io mi gioco l'ultima stagione della mia vita politica, amiche e amici di Mazzara. L'ho detto e lo ripeto, non ho difficoltà. Perché questa è la verità! Il capoclac. Allora, il problema serio è questo. No, dobbiamo stare molto attenti, ragazzi, molto attenti. La vittoria non è per nulla scontata. Questo ve lo dico con grande senso di responsabilità. Non giochiamo, perché qui la vittoria sarà all'ultimo voto. Siamo testa a testa, perché la disperazione è grande quanto la speranza. Si tratta di far vincere la speranza sulla disperazione e di portare qualcuno rassegnato dalla nostra parte, perché non andare a votare non è una soluzione. Non andare a votare significa
favorire la mala politica. Quando la casa brucia, nessuno si può girare dall'altra parte. No, no, se c'hai un secchio d'acqua la devi buttare. E il voto è un secchio d'acqua. Ma se i voti diventano 100, 100 secchi d'acqua possono neutralizzare le fiamme. Ecco allora l'esortazione che voglio farvi io. Possiamo cambiarla questa terra soltanto se otteniamo la fiducia della gente. E io vi assicuro che la cambieremo. E vi assicuro che sarò un presidente libero, perché la mia forza è proprio questa. La mia forza è questa, di essere libero nei confronti dei poteri forti e nei confronti dei miei alleati, con i quali voglio concordare passo dopo passo le azioni, i metodi, ma poi sono io che vigilo sulla esatta osservanza delle regole. Nessuno pensi di tirarmi la giacca, anche perché io non devo costruire carriere. Fra 5 anni, l'ho detto, io torno in campagna, e quindi in questi 5 anni io voglio fare il lavoro sporco, voglio dire qualche no e voglio liberare questa regione da qualche zavorra. Se mi dovessi candidare, fra 5 anni non potrei dire no, dovrei dire tutti sì. E per avere detto tutti sì, in questi tanti anni di governo da parte del centro-sinistra e centro-destra, noi siamo l'ultima regione d'Italia. E allora fatemi fare il mezzo pazzo, diciamo qualche no, liberiamo questa terra da qualche opacità, da qualche contiguità, da qualche zavorra e affidiamola alla buona politica. Questo è l'impegno che io mi sento di assumere con voi per i miei figli, per i miei nipoti e per i figli e i nipoti di ciascuno di voi. Questa Sicilia merita di più, questa Sicilia non può restare sempre l'ultima regione d'Italia nelle graduatorie. Non possiamo sempre essere oltraggiati ogni volta che la televisione di Stato la domenica parla della nostra terra. Sì, certo, è una terra di mafia, certo è una terra di illegalità, certo è una terra di assistenzialismo, ma è solo una parte, la minima parte. La stragrande maggioranza del popolo siciliano è fatto da persone per bene, che allo Stato chiede soltanto pari opportunità rispetto alle altre regioni d'Italia. Noi siamo un grande museo a cielo aperto, noi siamo da millenni una culla di civiltà, abbiamo il dovere di utilizzare il nostro passato per costruire un futuro diverso e migliore. Per questo io mi auguro che avremo una netta maggioranza fra i cittadini che il giorno 5 andranno a votare, e mi auguro di avere una rappresentanza parlamentare degna di questo nome. Fine, fai il bordello, tu invece cominci a fare il bordello. La verità, persona per bene. Grazie, grazie, grazie. Tony è una persona per bene, Tony è stato già deputato, ha dimostrato di essere una persona appassionata e ha saputo rappresentare gli interessi del suo territorio e della sua città. Io gli auguro tutto il bene che merita. Caro Tony, ti avevo promesso che sarei passato e sono passato. Mangia a terra, lavoriamo e mobilitiamoci, perché in questi 10 giorni si decide la sorte di questa terra amara e bella. Grazie, grazie a tutti e che Dio ci benedica. Votiamo. Io voto. Io voto. Noi votiamo. Io voto. Io voto. Io voto. C'è un tempo per capire, un tempo per scegliere, un altro per decidere e agire. Il 5 novembre io voto Tony Scilla. Scegli Forza Italia. Scrivi Scilla.